Una buona giornata ai nostri telespettatori e benvenuti ad una nuova edizione di Local News. Apriamo con la cronaca, criminalità. La DIA pubblica le relazioni semestrali per le province di Avellino e Salerno. La Direzione Investigativa Antimafia, attraverso la relazione semestrale sull'attività della criminalità organizzata in Italia, ha spiegato come cambia il panorama criminale irpino. In ragione della particolare posizione geografica, si caratterizza per le alleanze tra le organizzazioni locali e i sodalizi camorristici originari delle province limitrofe. Le aree di maggiore interesse dal punto di vista della presenza criminosa restano le città di Avellino, il Vallo di Lauro al confine con Nola e la Valle Caudina, a ridosso della provincia di Benevento. Ad Avellino e nei territori dei comuni immediatamente confinanti permane il controllo del nuovo clan Partenio, evoluzione del vecchio clan genovese, già colpito negli anni scorsi da diverse operazioni menzionate nel precedente semestre e che ne hanno indebolito l'assetto. Nel Vallo di Lauro operano i gruppi antagonisti Cava e Graziano con proiezioni rispettivamente nell'agro Nolano e nell'alta valle dell'Irno ai confini con Salerno. Negli anni, la morte di alcuni esponenti apicali e molteplici attività investigative hanno fiaccato la famiglia Cava. Anche il clan Graziano ha recentemente registrato la perdita di alcune figure apicali e pertanto non si escludono possibili involuzioni nella ricerca di nuovi equilibri nel territorio laurese. La Valle Caudina si estende tra le province di Avellino e Benevento e le risultanze investigative sinora acquisite avrebbero attestato la presenza in quel territorio del clan Pagnozzi, i cui storici esponenti di vertice risultano deceduti o detenuti, lasciando spazio a figure familiari con minore carisma criminale. L'organizzazione avrebbe gradualmente esteso la propria influenza anche nella capitale, stringendo alleanze con soggetti organici ed articolazioni romane di clan camorristici, in specie con il club senese, diretta espressione dei citati Moccia. Da ultimo, in territorio irpino, si segnala la proroga per ulteriori 6 mesi a decorrere dal 28 febbraio 2022 del commissariamento del comune di Prato la Serra, sciolto per infiltrazione camorristica nell'ottobre del 2020. In provincia di Salerno, la DIA fa sapere che la crisi economica generata dalla perdurante emergenza pandemica ha ulteriormente orientato le organizzazioni camorristiche verso inediti interessi criminali. Nel primo semestre del 2022 è stata registrata la presenza di una pluralità di sodalizi. Come sottolineato dal procuratore di Salerno, Giuseppe Borrelli, risulta significativa l'evoluzione delle modalità di azione delle organizzazioni criminali, in particolare operanti nella zona sud di Salerno, tanto da ritenere superata l'individuazione di 3 contesti territoriali, Agro-Roscellino Sarnese, Salerno agganciata alla Piana del Sele e il Cilento, e suddividere il distretto in 4 macro aree, e segnatamente la città di Salerno, l'Agro-Roscellino Sarnese, la Piana del Sele, in cui risultano ricompresi i comuni di Battipaglia, Eboli e Capaccio, nonché il Cilento. E bufera politica sulla designazione di Giuseppe Coccorullo, vicino a Fratelli d'Italia, alla carica di presidente del Parco del Cilento. A sollevare la polemica è il capogruppo di Alleanza Verdi-Sinistra in Commissione Ambiente alla Camera dei Deputati, Angelo Bonelli, che ha votato contro la designazione del nuovo presidente del Parco del Cilento. Il curriculum del designato presidente del parco, proposto dal centrodestra, spiegano i deputati di AVS in Campania, Francesco Emilio Borrelli e Francesco Mari, appare assolutamente inadeguato. Tra l'altro, le principali caratteristiche del signor Giuseppe Coccorullo sono quelle di essere un esponente politico prima di AN e adesso di Fratelli d'Italia. Addirittura nel curriculum che ha presentato evidenzia quanto si è tesserato, quante volte ha partecipato ai congressi provinciali e cittadini nazionali del suo partito, su competenze gestionali legate al tipo di incarico che andrebbe a svolgere, non c'è nulla. All'attacco anche i 5 Stelle. Il profilo del ragionier Coccorullo è assolutamente inadeguato a ricoprire un ruolo che dovrebbe essere invece strategico, soprattutto per un'area naturale protetta come quella del Parco del Cilento, tra le più grandi e più belle d'Italia, che presenta però numerose criticità da affrontare. Rimarcano i senatori del Movimento 5 Stelle in Commissione Ambiente, Gabriella Di Girolamo, Elena Sironi e Antonio Trevisi.
Dalla maggioranza arriva la replica di Antonio Iannone, commissario di Fratelli d'Italia in Campania. Bonelli, che in Commissione Ambiente della Camera si straccia le vesti per il curriculum di Giuseppe Coccolullo, omette di dire che è stato il governatore De Luca a sceglierlo in una terna. È paradossale che PD, AVS e Italia Viva, che sostengono De Luca in Regione Campania, votino in Parlamento ciò che De Luca ha determinato con propria scelta. Irpinia, questione rifiuti, buono pane in cassa, l'avallo della regione. Non solo è percorribile, ma è quella che è preferita anche dalla stessa regione. Io all'indomani degli eventi del 29 in assemblea dell'Ato, il giorno dopo avevo inviato una nota alla regione chiedendo di esprimere un parere rispetto a questo percorso che si era immaginato. Ieri è arrivata la nota che avalla questo percorso e quindi sostanzialmente mette una pietra tombale su quello che era il percorso dell'Ato, perché non ha concluso la procedura, quella non solo di costituzione della NewCo ma di affidamento del servizio, e che quindi apre a questa possibilità di una società in house dei comuni. E quindi nella provincia di Avellino la soluzione più facile e naturale è quella che i comuni stessi partecipino ad Irpinia Ambiente, almeno nella misura del 51%. Presidente, anche la soluzione più rapida ed economica? Sì, la più rapida, la più economica, la più naturale, dà continuità al servizio perché l'obiettivo è di conservare la gestione pubblica, tutelare i lavoratori e valorizzare Irpinia Ambiente. La sfida vera per il futuro è quella di rilanciare Irpinia Ambiente e i comuni saranno protagonisti. A questo punto, quale sarà poi il ruolo del Lato? Allora, l'Ato ovviamente rimane ente di programmazione e di regolazione, dovrà, se questo percorso si dovesse chiudere, prendere atto di una società in house esistente e quindi affidare il servizio. Presidente, i tempi. Allora, l'idea è quella di organizzare un'assemblea dei sindaci, che sono i veri protagonisti, magari già la prossima settimana. Ho chiesto già alla Regione di essere presente al tavolo, quindi per mettere anche ordine. Regione che adotterà anche una norma nei prossimi giorni, perché non c'è solo la questione del Lato di Avellino, ma anche di altre province. E quindi sicuramente l'ufficio ambiente, il settore ambiente, interverrà con una norma per dettagliare quelli che sono i percorsi che vanno fatti. Adesso siamo alla cronaca. Montemiletto, stratagemma del Coller e di Spurfing, nei guai una truffatrice salernitana. Il suo conto è stato hackerato, provveda subito a spostare i suoi soldi su questo conto corrente. Una donna di 40 anni della provincia di Salerno si è così appropriata di oltre 1.000 euro di un correntista di Montemiletto in provincia di Avellino, utilizzando la tecnica del Coller e Spoofing. Copiando il numero telefonico della banca, la truffatrice si è presentata come una dipendente dell'istituto di credito. Il correntista, spaventato e sotto pressione, ha immediatamente bonificato i suoi risparmi sul conto indicato. In seguito alla denuncia, le indagini dei carabinieri sono riuscite a risalire alla truffatrice, che è stata denunciata a piede libero per frode informatica. I carabinieri ricordano che è bene prestare la massima attenzione. Banche e Poste Italiane chiamano i clienti solo per fissare appuntamenti presso i loro uffici e mai per acquisire le credenziali di accesso e i codici di sicurezza. Paura ieri sera a Eboli, dove si è verificato un incidente stradale tra un'auto e una moto in via San Vito Martire. A seguito del violento impatto, l'uomo che era in sella allo scooter, un medico oculista, è caduto rovinosamente sull'asfalto. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno condotto il camice bianco in ospedale. Non avrebbe riportato gravi ferite, grazie soprattutto all'uso del casco. Su dinamiche e responsabilità del sinistro sono in corso accertamenti da parte della Polizia Municipale. Ancora furti nella zona sud della provincia di Salerno. Ignoti la scorsa notte hanno fatto irruzione all'interno di un'azienda agricola situata in località San Chirico ad Albanella, dove hanno rubato un'automobile, attrezzature agricole e benzina. I malviventi hanno cercato di portare via anche un'altra vettura, ma i dipendenti sono riusciti a metterli in fuga. Gli stessi successivamente hanno tentato di rubare in una casa.
Su quanto accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri. Ed ora spostiamoci ad Avellino. Contro gli episodi di violenza potenzieremo la videosorveglianza, così il primo cittadino festa. Non preoccupato, ma ovviamente molto concentrato ad evitare che ci sia una recrudescenza di questi episodi che rappresentano campanelli d'allarme. Non parlo ancora di sirene che magari suonano per lanciare un allarme, ma certamente di campanelli di una spia che si è accesa, che deve farci aumentare l'attenzione. Devo dire, grazie anche all'impegno del prefetto, del questore, del comandante della Guardia di Finanza e dei Carabinieri, noi durante i comitati per la sicurezza e l'ordine pubblico abbiamo sempre affrontato queste questioni e le abbiamo sempre o prevenute o contrastate. Ovviamente ci sono questi episodi, ma come ha detto anche il questore, non dobbiamo certo allarmarci oltre quello che è dovuto. Ha fatto bene il procuratore a sottolineare che l'attenzione debba essere massima, però per ora devo dire che le azioni anche di contrasto delle forze dell'ordine danno i loro frutti. Ci sono episodi, sono accaduti, questo è sotto gli occhi di tutti, ma non c'è una condizione di gravità. Questo non ci fa abbassare la guardia, stiamo immaginando anche un'implementazione della videosorveglianza, ma anche azioni di sensibilizzazione, formazione nelle scuole, perché è lì che dobbiamo prevenire questi accadimenti e dobbiamo informare i ragazzi, formarli meglio affinché non si ripetano più. Noi a breve proporremo una campagna di sensibilizzazione contro l'abuso di alcol e droghe, probabilmente avremo anche un testimonial nazionale che ci aiuterà, perché ecco, l'esempio che può dare un nome di rilevanza nazionale può essere d'aiuto, e questa è la parte di cui parlavo, della sensibilizzazione, della formazione, per certi versi anche dell'educazione, perché non c'è bisogno di eccedere per essere contenti di vivere, per divertirsi. Questo è il messaggio che lanceremo. Restiamo nel capoluogo irpino. Con grande soddisfazione, come coordinamento Regione Campania del MID, apprendiamo la volontà dell'amministrazione comunale di Avellino di installare l'impianto di videosorveglianza a Piazza Libertà, necessario a garantire la tutela dei cittadini che accedono ai servizi igienici e la salvaguardia della struttura stessa. Diversi mesi fa, attraverso un accesso formale protocollato agli atti, abbiamo chiesto chiarimenti circa la dotazione della struttura di tale impianto, risposte che solo ora constatiamo. In conclusione, afferma Giovanni Esposito, coordinatore regionale MID, l'amministrazione comunale di Avellino, anche questa volta, nonostante le mille criticità registrate sulla questione, è riuscita a frenare ulteriori atti di inciviltà. Ed ora le notizie provenienti dalla Valle dell'Irno. A Baronissi presentata la nuova viabilità a largo Tre Pizzi. Sì, questa sera presentiamo ai cittadini questo progetto, che è un progetto vitale, fondamentale, strategico per la città di Baronissi, che è opportuno perché riammaglia un percorso stradale, un itinerario stradale importante, maggiormente sicuro, garanzia della viabilità ma anche dei pedoni, ma non soltanto è opportuno, è necessario, perché i lavori della città della medicina stravolgeranno questa parte della città. Baronissi, come ho detto, che entra nella facoltà di medicina, la facoltà di medicina che si offre alla comunità. Necessario perché i lavori della città della medicina, lo ripeto ancora una volta, ci saranno consegnati, la infrastrutturazione, il contenitore della città della medicina ci sarà consegnata il prossimo settembre, alla fine di settembre, e quindi è necessario mettere mano alla sistemazione urbana, viaria di questa zona che è confinante, adiacente alla città della medicina. E quindi il riammaglio di questo nodo stradale, della via Allende, che poi diventerà doppio senso, questa strada di via Allende sarà un doppio senso davanti all'ex parco Pollicino, collegherà direttamente via Allende con la rotatoria alla viale Aldo Moro, oppure direttamente a Don Minzoni,
questa strada di fronte a noi in questo momento, che ora è a senso unico, diventerà doppio senso, diventerà una strada larga 8 metri, sul marciapiedi, quindi sarà un'arteria sicuramente importante, anche perché insomma, prevediamo insomma, che la città si sviluppi ancora di più, con la città della medicina in questo stato, con l'istituto scolastico che finalmente vorremmo portare qui. Insomma, pensiamo al futuro, siamo lungimiranti. E c'è anche un allargamento del parcheggio, dove siamo adesso, questo sarà il parcheggio diciamo diurno al servizio degli esercizi commerciali che sono qui. La notte probabilmente sarà utilizzato anche dai residenti, ma di giorno noi avremo un parcheggio, sono all'incirca 25 posti auto a disposizione dei commercianti. Non perderemo altri posti auto, ancorché vi sia, come ho detto, alla via Allende in doppio senso, e questo spazio sarà ingresso e uscita per il, diciamo, l'utilità degli automobilisti che si servono degli esercizi commerciali. Devo dire che ci saranno tre rotonde, una attualmente dove è la fontana di via di Munizioni che abbiamo già disattivato, un'altra, la grande rotonda centrale che cominceremo a vedere di qui a 2-3 settimane, perché i lavori sono giunti quasi al termine dalla via Fondopagano, e un'altra rotonda alla via San Francesco, alla via Convento. Quindi sarà un sistema importante. Il parco giochi che era qui e che era un parco storico per i cucini, sapete, si trasferirà, apriremo questa nuova servizio per i più piccini fra 2-3 settimane, a via Inaudi, meno inquinamento, più parcheggi, più possibilità di vivere all'aria aperta in un quartiere che consente ospitalità e anche diciamo presenza non soltanto dei bimbi ma anche dei genitori. Siamo molto contenti, questo è un lavoro che credo in 10-11 mesi ci sarà consegnato e quindi diciamo per l'inizio del prossimo anno puntiamo di aver concluso, i tempi contrattuali sono questi. Abbiamo realizzato questa opera strategica nel cuore della città con bilancio comunale, poco meno di 700.000 euro, quindi un'opera fondamentale e importante. Cambieremo questa parte della città, nel cuore della città, il volto di Baronissi, si riammaglierà, dicevo, anche al viale Aldo Moro. Torniamo ad Avellino con gli eventi, tutto pronto per la 10ª edizione del Borgo dei Filosofi. Sì, beh, insomma, è noto a tutti, chi è stato attento alla politica culturale, all'evoluzione culturale della città di Avellino, sa bene che il Borgo dei Filosofi è stato uno di quegli grandi eventi che hanno portato qui degli studiosi importanti, insomma. Cioè da Bauman per dirne uno, giusto per arrivare a tutti quanti i grandi filosofi di questo tempo, insomma. Quindi abbiamo avuto, pensate che dal 2006 ad oggi si sono alternati circa 98 filosofi, quindi tra nazionali e internazionali. Quindi, insomma, è un evento importante, questo è vero, che merita l'attenzione della città, ma perché ha una finalità, cioè è rivolto ai giovani, è rivolto ai ragazzi, agli studenti per lo più. Quindi certo, poi assieme agli studenti ci sono i cittadini ovviamente che sono chiamati anche loro a svolgere un momento di riflessione, però è primariamente rivolto agli studenti, infatti sono coinvolte tutte le scuole di Avellino e provincia. Noi avremo quasi 300 studenti, perché 300 mi pare sia la capienza dell'Eliseo, abbiamo 300 studenti a giornata che si alterneranno, quindi abbiamo praticamente un target di circa 1000 studenti che parteciperanno a questo evento, interessati, perché già preparati, perché pronti poi a loro volta a discutere, fare domande, insomma interloquire con gli studiosi che saranno nostri ospiti quest'anno. Del resto il tema è un tema, diciamo così, dibattuto, è un tema importante. Sì, è un tema dibattuto importante, che però è nella tradizione del Borgo dei Filosofi. Noi abbiamo sempre avuto temi straordinari. Adesso mi ricordo per esempio quando in Italia si cominciava a discutere in maniera forte di identità, comunità, noi facemmo una edizione del Borgo su comunità e identità, poi abbiamo affrontato la questione ad esempio dell'immigrazione.
no? E specifica su questo, che politiche immigratorie, voglio dire, sono possibili rispetto ad un fenomeno che sarà uno dei grandi problemi del futuro dell'Europa, insomma. Sempre pensando però ad una dimensione europea, cioè provando a discutere qui da una realtà marginale come può essere Avellino o come può essere qualsiasi punto oggi geografico del mondo, per inserirlo in un circuito culturale naturalmente nazionale ed europeo, perché noi non dobbiamo mai dimenticare una cosa fondamentale, cioè che l'obiettivo è e rimane sempre l'Europa come fatto straordinario, importante, come luogo dell'esercizio di una nuova cittadinanza che dovremmo purtroppo ancora costruire, che dobbiamo costruire, perché altrimenti non ne usciamo dalla palude nazionalista. Da questo appuntamento può nascere una sinergia ancora maggiore con il Comune, con la Fondazione? Io spero di sì, perché i grandi eventi si possono fare perché dietro c'è una struttura attraverso la quale si può programmare, cioè questo è il punto. Se io l'anno scorso lo faccio perché la provincia vuole farlo, l'anno precedente alcuni comuni lo vollero fare, cioè non si riesce a fare una programmazione seria. Allora, se il comune, come io credo sarà, finalmente si rende conto dell'importanza di questa cosa, dato che c'è questa fondazione, che è una fondazione città di cultura, città Avellino città cultura, allora si può mettere in capo alla fondazione questo evento e la fondazione può programmare. Questo è il punto, perché tu hai una certezza. D'altronde le grandi manifestazioni del pensiero oggi in Italia vedono protagoniste le fondazioni. Se voi, immagino saprete, no? La festa della filosofia di Modena ad esempio, e dietro c'è la Fondazione San Carlo che da 15 anni programma, a parte che hanno un patrimonio straordinario che noi non ce lo sogniamo neppure, però c'è una fondazione nella quale poi ci sono presenti banche, privati, comuni, istituzioni eccetera, cioè la fondazione è un luogo fondamentale oggi per poter programmare attività culturali, questo è il punto. Stefano Lungo, l'importanza del coinvolgimento dei giovani in una manifestazione del genere per Avellino? Sì, è molto importante, non a caso questa è una rassegna culturale che io ho sempre voluto ai tempi del Forum dei Giovani, che ha appunto organizzato 3-4 anni fa un'edizione che ora come assessore alle politiche giovanili ho voluto insieme al sindaco e il professore Di Gregorio rimettere in campo. È importante sia perché da un lato parliamo di un'iniziativa che è indirizzata prevalentemente ai giovani, quindi agli studenti delle scuole superiori e universitari, ma allo stesso tempo è bello vedere che si è formato intorno al professore Di Gregorio, che è un po' l'animatore di questa rassegna, anche un gruppo di ragazzi, penso a Stefano Vetrano, Leonardo Festa, Federica Caprio, Valentina Di Gregorio, appunto anche nell'organizzazione, nella promozione, un team giovanile che voglia appunto sensibilizzare i propri coetanei su dei messaggi, su dei valori. Quest'anno la tematica, come vi avrà detto il professore Di Gregorio, è quella delle democrazie, dei sovranismi, e quindi una cosa anche molto attuale che è importante trattare soprattutto nelle scuole. Siamo giunti in chiusura di questa edizione di Local News, noi vi ringraziamo per averci seguito. Vi ricordiamo che se volete contattarci potete farlo inviando un messaggio all'indirizzo di posta elettronica info@telespazio1.it. Vi ricordiamo le nostre pagine social da visitare. Buona giornata.